Ogni vivente e ogni cosa ha un inizio e una fine. Nel video di oggi ho intenzione di parlare di questo argomento cercando di essere il più esaustivo possibile e al tempo stesso di fugare i dubbi che le persone possono eventualmente incontrare. Per molti versi, o meglio per molte persone, questo video di oggi apparirà come un video risaputo, banale, sciocco, stupido, che ognuno può realizzare. A me non interessa, perché se è vero come è vero che questo video può apparire a molti come stupido, sciocco, banale e scontato, mi chiedo perché non viene realizzato anche da altre persone? E quindi eccomi qua, oggi per parlare di questo argomento qua. E sto a dire semplicemente che ogni essere vivente, come anche ogni cosa che è presente in questo pianeta, la Terra, ma anche al di là, quindi al di fuori di questo nostro pianeta, la Terra, è una cosa che ha un inizio e una fine. Quindi come inizia, così finisce. Non si può immaginare una cosa, ma ovviamente anche un essere vivente, senza un inizio e senza una fine. Se parliamo di essere vivente, vita morte, porte vita, non ci può essere la vita senza la morte, come non ci può essere la morte senza la vita. Per quanto invece riguarda una cosa, ha una sua scadenza naturale. Che significa? Significa che un telefono io lo posso avere sì per un lungo periodo di tempo, ma dopo tantissimi anni il telefono che avevo sicuramente non funzionerà più, a meno che non lo va a tenere bene. Ma se parliamo di secoli, quel telefono sono convinto al 100% che purtroppo non ci sarà più, smetterà inevitabilmente di andare a funzionare. Smettendo di andare a funzionare, si viene a recepire, si viene a sapere già prima che così ha un inizio quella cosa, quella determinata cosa, così ovviamente ha anche una relativa fine. Una fine, una scadenza, ripeto, del tutto naturale. Io di questo argomento già me ne sono occupato di parlarne, però affrontandolo sotto un'ottica prevalentemente di esseri viventi, di esseri umani, di esseri che popolano questo pianeta, la Terra, terzo in ordine di distanza dal Sole. Ma la situazione in questione è uguale anche per le cose. Anche una bomboletta spray come quella che state vedendo ora è soggetta alla cosiddetta usura del tempo, che va ad usurare letteralmente in maniera completa, totale, costante, anche perfino una bomboletta come quella che poc'anzi ti ho mostrato. Io non sto qui a dire che il mio ragionamento può essere considerato come un ragionamento efficace, insomma, di un argomento importante. L'argomento è subdolo, l'argomento è banale, già io stesso ne ho parlato e me ne rendo conto, ma è anche vero che l'argomento in questione è un argomento che deve essere trattato per rendersi conto, perché molti esseri umani non si rendono ancora conto, che noi moriamo, che gli animali moriranno e soprattutto che anche le altre cose inanimate, che non hanno un'anima, quindi che non hanno una vita, non ci saranno più, perché tutto ciò che vediamo ha un inizio ma anche una fine. Non ci può essere una fine senza un inizio, come non ci può essere un inizio senza una fine. Non ci può essere una nascita senza la morte, non ci può essere la morte senza una nascita. Ecco, io mi auguro di essere stato chiaro, concreto, non astratto, ma palese nel dire certe realtà che stanno alla base di quella che è la mia, chiamiamola tra virgolette, filosofia di vita. Il mio giudizio, il mio pensiero, le mie opinioni, insomma, ecco, non credo di aver detto qualcosa di strano o di sconveniente, però mi rendo conto che tantissime persone
purtroppo oggi come oggi non si rendono conto del fatto che siamo viventi e che un giorno finiremo per sempre. In alcune persone il senso di sopravvivenza è particolarmente sviluppato e radicato, in altre però non è né sviluppato né radicato e quindi si vive nel completo abbandono del proprio ego, chiamiamolo egocentrismo. Grazie, grazie di vivissimo cuore per la visione di questo video di oggi, per l'ascolto ovviamente, per quello che ho trasmesso in questo video e che ho voluto giustamente elargire, perché mi sembra corretto, mi sembra importante, mi sembra doveroso informare il mio pubblico, quello di YouTube, al fine di andare a illuminare le menti degli miei iscritti, ma anche di quelle persone che frequentano il web 2.0. Grazie, da Leandro Smerli di Roma è tutto, iscrivetevi se volete, commentate, datemi la vostra opinione personale in base a ciò che avete ascoltato e in base a ciò che ho rappresentato, o meglio che ho potuto rappresentare nel video di oggi. E siamo al 20 luglio 2018. Grazie, un cordiale saluto, iscrivetevi e al prossimo video da Leandro di Roma.